Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su NM Kicks. Come vedete sto iniziando questo video da solo perché il lockdown non permette a me e Malik di vederci, quindi di fare dei video insieme. Nonostante questo non ci fermeremo e continueremo a portarvi dei video che secondo noi saranno molto fighi e vogliamo tenere comunque la qualità molto alta, quindi quest'oggi vedrete un video diciamo un po' spezzettato tra me e Malik. Più nel particolare oggi vi porteremo un video attesissimo da voi che ci avete chiesto veramente in tantissimi e andremo a testare i due principali siti di resell in Europa, StockX e Klett. Purtroppo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, è diventato veramente impossibile riuscire a coppare soprattutto le nostre sneaker preferite, quelle che magari sognavamo fin da quando eravamo piccoli, oppure semplicemente le sneaker con appena un po' di hype, che si tratti semplicemente di Nike Dunk, di Jordan 1, di Yeezy o di qualsiasi altra sneaker leggermente limitata. Le W sono diventate veramente molto poche, anche per colpa dei bot oppure di tutte le raffle gestite in maniera un po' strana che vengono fatte negli ultimi tempi, ma soprattutto perché è cresciuto in maniera esponenziale l'interesse verso le sneaker e soprattutto l'interesse verso la rivendita delle sneakers, che ha portato a molte più persone a provare a comprare le scarpe. E questo maggiore interesse sicuramente è stato spinto anche dal fatto che queste nuove piattaforme, tra cui ci sono Klett e StockX, riescono veramente a rendere facilissimo l'atto di vendere sneakers, ma anche comprarle. Sicuramente il big player è StockX, che è presente da moltissimi anni in America, ma che fino a 3 anni fa in Europa non era presente. Infatti chiunque di voi ci chiedesse fino a 3 anni fa dove bisognava andare per comprare sneakers a resell in maniera affidabile, dicevamo sempre Klett, perché era l'unico venditore europeo. Ma da quando è arrivato StockX i giochi sono veramente cambiati. Adesso c'è veramente una durissima competizione tra i due e oggi andremo proprio a rispondere alla domanda che ci fate più spesso, ovvero qual è il migliore dei due per acquistare sneakers. In particolare oggi andremo a confrontare prezzo, fruibilità della piattaforma, tempistiche sia di spedizione che di elaborazione, come ad esempio l'autenticazione delle scarpe, e per farlo oggi compreremo nello stesso momento la stessa scarpa, naturalmente in due taglie diverse, le Jordan 1 Midnight Navy. Dato che un punto importante di questa nostra comparison diciamo è la fruibilità della piattaforma, ovvero quanto è bella l'applicazione, quanto è facile comprare questa applicazione, mentre lo farò vi farò vedere così da essere il più chiaro possibile e così vi farete un'idea anche voi su quale sia l'applicazione che magari fa più per voi. Come vedete siamo sull'applicazione di Klett e in questa prima schermata, diciamo la schermata home, ci sono tutte le scarpe più popolari, ovvero quelle che vengono vendute e naturalmente comprate di più. Addirittura ci sono già le Air Jordan 1 Midnight Navy. Ecco, andiamo a vedere come si presenta il menu di una singola scarpa. Andiamo ad esempio sulle Jordan 5 Off-White. Come vedete nella parte alta abbiamo questo scorcio delle Jordan 5 per Off-White. Tra l'altro però io sto usando un iPad e se non mi ricordo male sul telefono addirittura la scarpa si vede tutta, quindi non so bene cosa abbiano fatto qui per questa applicazione per iPad, ma abbiamo lo style code e sotto abbiamo tutte le size che sono disponibili, ovvero quelle che privati hanno messo in vendita. Ma direi di non perdere altro tempo e di andare subito a acquistare il Jordan 1. In particolare io andrò ad acquistare la mia taglia, ovvero un 10 US che è a 232 euro, ma dato che stiamo acquistando queste scarpe il 27 novembre, ovvero il Black Friday, Klett ha voluto regalare a tutti uno sconto del 10% su tutto il sito, qualsiasi scarpa, qualsiasi maglia, qualsiasi felpa, e quindi naturalmente andrò ad acquistarle con questo sconto per pagarle un po' meno, che non fa mai male. Andiamo quindi ad aggiungere le sneaker al carrello, andiamo al carrello, andiamo su Buy Now. Questa è la prima schermata di checkout e andiamo a inserire il codice sconto del Black Friday, ovvero KlettBF. Ok, come vedete semplicemente un 10% di sconto, quindi da 232 a 208 euro. La spedizione non è compresa nel prezzo di acquisto della scarpa, quindi adesso possiamo vedere quant'è il prezzo totale e se su StockX l'avrei pagate 249-250 euro, quale pago 225-54. Quindi adesso diciamo che possiamo andare a pagare. Adesso mi fa scegliere tra PayPal o carta di credito. Io pagherò con PayPal perché secondo me è più comodo. E niente, ci vediamo appena ho messo tutti i dati. Pagare.
Pagamento effettuato. Per quanto riguarda Black Friday, l'unica novità su Klekt non è semplicemente del 10% di sconto, ma per ogni acquisto c'è la possibilità di vincere qualcosa. Semplicemente dal 5% di sconto su un acquisto, 10-15% di sconto, fino a dei prodotti Crepe Protect, oppure addirittura una scarpa gratis, ma c'è anche la possibilità di non vincere niente. 5 minuti dopo aver effettuato l'ordine mi è arrivata anche questa mail, che è quella per poter provare a vincere un premio qui su Klekt. Quindi adesso ve lo faccio vedere in diretta e vediamo cosa potrò vincere, ma penso niente, spoiler. Con un tap posso decidere il mio futuro. Non voglio guardare. Beh, ho vinto il 5% su una prossima sneaker. La mail di vincita del 5% di sconto è arrivata subito e c'è appunto un discount code che potrò utilizzare. L'unica cosa che sinceramente non è un granché secondo me è che il codice è valido fino al 31 dicembre del 2020 e quindi ho un mesetto per utilizzarlo e sinceramente non sono sicuro che lo utilizzerò. Quindi magari se siete interessati dopo questo video ad acquistare su Klekt, scriveteci qui sotto nei commenti e probabilmente faremo una piccola estrazione. Ve lo daremo via volentieri, questo 5%, se lo utilizzate. Per adesso le mail dovrebbero essere finite, quindi nei prossimi giorni, quando mi arriverà ad esempio la mail della spedizione, quella relativa all'autenticazione della scarpa che ho effettivamente comprato, vi aggiornerò e niente, vi farò sapere quanto tempo ci metto. La piattaforma che utilizzerò io è StockX e andiamo subito a vedere com'è più o meno l'applicazione. È un'applicazione che secondo me è fatta meglio rispetto a quella di Klekt, è tutto abbastanza intuitivo, tutto scorre molto fluido, si vede che ci sono molte persone dietro il team di StockX. In particolare non è solo un'applicazione solo per sneakers, ma si possono anche acquistare capi di streetwear, collectibles, orologi, borse, quindi praticamente tutte le cose collezionabili che ci sono sono su StockX. Spesso non è il prezzo a cui vorrete acquistarle perché è abbastanza alto, però se state cercando un pezzo veramente particolare probabilmente questo è il posto più fornito di tutti. Adesso vado sulla sneaker di mio interesse, le Jordan 1 Retro High Midnight Navy, e scorrendo in basso possiamo vedere più o meno a quanto sono state vendute le ultime taglie. Qui vediamo che i prezzi si aggirano attorno ai 215, anche se il prezzo di acquista ora, se andiamo qui, è di 223, il che vuol dire che me la farebbe acquistare a 244 la sneakers. Io cerco di pagare un po' di meno, quindi Stock offre la possibilità di fare un'offerta che io faccio di circa 215 euro e in questo momento sono il miglior offerente. Qui sotto invece posso impostare la durata dell'offerta, imposto come un giorno, perché se nessuno accetta la mia offerta entro la fine della serata farò direttamente tramite il tasto acquista subito, naturalmente per comprare la stessa scarpa lo stesso giorno sia io che Nico. A questo punto si può fare rivedi offerta. Qui si vede che il prezzo finale della scarpa è 236,45 euro, infatti al prezzo dell'offerta 215 vanno aggiunti circa 15 euro di spedizione più una tassa di elaborazione. Devo dire che StockX ha migliorato molto da questo punto di vista, perché anche solo fino a un anno fa le commissioni di elaborazione erano veramente elevatissime e rendeva quasi mai conveniente comprare su Stock. Invece adesso si sono un po' aggiornati, hanno abbassato tali prezzi e secondo me sta diventando veramente molto conveniente. Quindi a questo punto faccio conferma offerta, la mia offerta è live e quando qualcuno l'accetterà vi terrò aggiornati. Ok, come potete vedere ormai sono le 7 di sera e la mia offerta non è stata accettata, anzi qualche disgraziato ne ha fatta una più alta, che come potete vedere è di circa 219 euro, quindi praticamente non vale la pena fare un'offerta che sia tra 219 e 223, quindi ho deciso di comprare direttamente la scarpa anche se spenderò qualcosa in più. Quindi faccio direttamente acquista subito, prezzo totale 244,69, confermo acquisto. Perfetto, ordine confermato. Stock ci ricorda che il venditore può impiegare fino a 2 giorni lavorativi e in generale molto della spedizione dipenderà da quanto in fretta il venditore, ovvero quello che ha la scarpa, spedisce a Stock. Essendo Black Friday oggi c'era una promo speciale di StockX e acquistando una scarpa c'è la possibilità di vincere qualcosa, quindi andiamo subito a vedere cosa ho vinto, se ho vinto qualcosa. Ho vinto credito Stock $15 con questo codice promozionale, quindi praticamente ho vinto una spedizione in credito Stock, che sicuramente è meglio di niente, ci accontentiamo. Quindi a questo punto vi rimando al momento in cui mi arriverà la notifica che il venditore ha spedito la scarpa, poi ci sarà l'autenticazione e poi quando arriverà effettivamente da me. Non vedo l'ora.
Aggiornamento di lunedì 30 novembre, finalmente è passato il weekend, Clack mi ha mandato questa mail e quindi mi ha informato che il venditore finalmente ha spedito le Jordan 1, quindi vediamo in quanto tempo riescono a arrivare a Clack e quanto tempo ci mette per l'autenticazione. Sinceramente non mi aspetto tantissimo tempo, quindi vediamo se Clack mi deluderà oppure no. Aggiornamento di martedì 1 dicembre, Clack mi ha mandato due mail oggi. La prima diceva che il paio di Jordan 1 era finalmente arrivato a Clack, quindi bene, ci ha messo solo un giorno. E il secondo è il fatto che queste Jordan 1 sono autentiche e quindi le stanno già spedendo verso casa mia. Quindi vediamo in quanti giorni queste scarpe riescono ad arrivare a casa mia. Spero prima del prossimo weekend, perché di solito sabato e domenica i corrieri non spediscono, quindi incrociamo le dita. Oggi è mercoledì 2 dicembre e finalmente mi è arrivata la seconda mail di StockX, diciamo, dopo la prima che è stata la conferma dell'ordine, in cui mi è stato detto che le scarpe sono state spedite per l'autenticazione, quindi sono passati circa 3 giorni e mezzo, 4 giorni rispetto a venerdì 27 quando l'avevo effettivamente ordinate. Speriamo che non ci siano inconvenienti, che le scarpe siano real, tutto ok, che mi vengono spedite normalmente, e quindi a questo punto bisognerà aspettare altri 2-3 giorni perché arrivino a loro, le autentichino e dopo le inviano a me. Ho sentito che Nico diceva che probabilmente gli arriveranno lunedì, a me penso che arriveranno forse anche più tardi, forse martedì, mercoledì, perché in mezzo naturalmente ci sono sabato e domenica in cui le spedizioni si fermano. Non lo so, per adesso mi sembrano in vantaggio quelli di Clack. Tra l'altro, a peggiorare ulteriormente lo stato delle cose, nevica di brutto, quindi sicuramente le spedizioni non saranno avvantaggiate, però speriamo tutto bene. Ecco finalmente arrivato il mio pacco, ecco finalmente arrivate le mie Jordan 1 Midnight Navy. È passata esattamente una settimana esatta dall'ordine su StockX, infatti oggi è venerdì 4 dicembre, forse è stato uno degli ordini più veloci che mi sia mai arrivato su StockX, infatti il venditore ci ha messo un po' di tempo a mandarla evidentemente, però subito dopo è stata autenticata e mi è stata spedita, in pochissimi giorni mi è arrivata, quindi direi che il tempo è più che accettabile. Adesso sono veramente curioso di vedere dal vivo queste scarpe e unboxarle, vedere com'è ridotta la scatola, in che condizioni. Fuori il pacco esternamente è messo molto bene, non ha praticamente nessun segno evidente, quindi sicuramente sono fiducioso. Finalmente oggi è il 4 dicembre e da una settimana precisa quando ho effettuato l'ordine sono arrivate le Jordan 1. Prendo il mio coltello da unboxing, se non ne avete uno dovete assolutamente comprarlo se unboxate tante scarpe, perché rende l'esperienza davvero migliore. Andiamo ad unboxare adesso. Come tiro fuori? Cazzo, è tiro fuori? Posso fare? Ecco arrivate le scarpe, tra l'altro non so se avete visto ma dentro non c'era nessun pluriball, nessuna protezione, però devo dire che nonostante questo la scatola sembra essere in buone condizioni, non vedo, forse un po' qui, ma chissà se è colpa della spedizione o del venditore che l'aveva già così. Ma andiamo a vedere adesso proprio le scarpe. Non avevo per niente visto. E tra l'altro in questa carta protettiva molto tra virgolette c'era l'adesivo di Clack, quindi authenticated by Clack, quindi siete sicuri che quelli che lavorano a Clack abbiano preso queste scarpe, le abbiano autenticate. Subito è presente questo sacchetto d'aria che aiuta a tenere integra la scatola, quindi assolutamente apprezzabile. Dentro è presente questa carta di StockX che riassume sostanzialmente quanto abbiamo pagato la scarpa in dollari e non in euro. Ma adesso la scarpa. Ecco qui la scatola delle Jordan 1 che viene in una box uguale per quanto riguarda la grafica, ma diversa per quanto riguarda i colori. Infatti questa era un'esclusiva Japan che è stata riportata alla luce per la prima volta in questo periodo e qui si riprendono i colori della box originale. La taglia è la 12, è la mia, quindi su questo siamo a posto. Andiamo a vedere la scarpa. Andiamo ad aprire e attenzione, abbiamo degli omaggi. Per prima cosa abbiamo questa mascherina tutta brandizzata Clack, che
in questo periodo non fa mai male avere una mascherina in più, devo dire un bel tocco secondo me. E poi questa busta trasparente, anche questa brandizzata Klekt, con al suo interno una Crepe Wipes che devo dire non fa mai male, tra l'altro le sto finendo, quindi questa probabilmente la userò a breve. Devo ammettere che non c'era scritto da nessuna parte di questi omaggi, quindi anch'io sono abbastanza sorpreso. Niente male, niente male. Ma adesso naturalmente andiamo col pezzo forte. Tiro fuori tutti e due, naturalmente. Ecco a voi le Jordan 1 Midnight Navy in tutto il loro splendore. Per me è veramente una scarpa fantastica, probabilmente una delle Jordan 1 più sottovalutate dell'anno. Naturalmente qui abbiamo il classico tag di StockX, che una volta che si scannerizza il QR code che è presente sul retro rimanda direttamente al sito, e sostanzialmente finché questa è attaccata alla sneaker, finché non lo tagliate, è una prova dell'autenticità della scarpa secondo StockX. La scarpa presenta un altro set di lacci aggiuntivi che è conservato perfettamente, quindi sicuramente questa scarpa non è mai stata indossata, non è mai neanche stata provata. L'unico leggero difetto che riesco a vedere è questo angolo della box che è leggermente ammaccato, ma non so neanche se possa essere colpa di StockX oppure del venditore originale, perché sicuramente gli imprevisti possono essere molteplici. Finalmente tengo in mano queste Jordan Midnight, che devo ammettere che di persona sono molto meglio che in foto, anche perché i materiali a prima vista e anche toccandoli sono molto buoni. Ma continuando a parlare del servizio di Klekt, come avete visto su questa scarpa qui la sinistra c'è questa etichetta con il branding di Klekt e questo cartellino con Klekt Verified, quindi siete sicuri al 100% che Klekt l'abbia vista, abbia visto che appunto è autentica, e quindi con queste due etichette potete proprio andare sul sicuro. Parlando brevemente della scarpa, il bianco è composto 100% da pelle, devo dire una pelle di alta qualità, soprattutto per delle Jordan 1 che magari non sono state sponsorizzate così tanto da Nike. Questo Midnight Blue è tutto in nubuck e devo ammettere al tatto è molto morbido, e poi abbiamo questo swoosh da entrambe le parti che è argentato. Tra l'altro, come avete visto, abbiamo due set di lacci, questo primo appunto Midnight Blue, che tra l'altro ricorda forse un po' i lacci delle scarpe da basket, quindi sono un po' più spessi, meno fini, quindi un po' diversi magari dai classici sottili, molto schiacciati, come troviamo di solito nelle Jordan 1, e infatti abbiamo questo tipo in bianco, che sinceramente forse dà un po' troppo poco colore alla scarpa, e magari dovrei vedere qualche foto o video con un lace swap, però sinceramente penso che blu siano meglio. Altri dettagli sicuramente diversi di questa scarpa sono il logo Nike Air, che non è sulla classica patch in nylon che è presente sulla linguetta, ma in questo caso è cucito sulla linguetta che è di pelle. È un tocco che mi piace veramente molto, la pelle sembra di qualità veramente ottima. Anche il logo Wings è diverso perché non è stampato sulla pelle, ma è piuttosto questo ologramma di plastica che secondo me dà un buon effetto, forse è il dettaglio che preferisco di meno, ma anche questo non è per niente male. Un altro dettaglio che non si vede spesso è questa scritta 2001-2020 con il Jumpman rosso in mezzo, che rappresenta le uniche due date di rilascio di questa scarpa: 2001 la Japan Exclusive e la 2020 la release worldwide. Finita con questa piccola review, faccio un discorso un po' generale sull'esperienza che io ho avuto su Klekt, e sinceramente considerando il prezzo che era più basso di quello su StockX, è sempre meglio pagare una scarpa un po' meno, le tempistiche di spedizione che alla fine sono 5 giorni lavorativi, e considerando appunto che queste scarpe non hanno fatto un solo tragitto ma hanno fatti ben due, devo ammettere che non è niente male per un servizio appunto di autenticazione. Comunque la piattaforma di Klekt a me piace molto perché è molto semplice da usare, sia per comprare come abbiamo visto anche per vendere, e forse l'unica piccola pecca che ho trovato è che non siano state, diciamo, impacchettate così bene senza nessun tipo di rinforzo. Infatti diciamo che la mia scatola non è messa proprio benissimo, adesso vi farò magari vedere un video più da vicino, ma ci sono delle piccole botte che è vero può capitare di ricevere anche magari quando le comprate nuove online, però magari se pago quel 20 euro più o meno di spedizione vorrei almeno un po' di pluriball da proteggere, almeno essere sicuro che Klekt non abbia avuto niente a che fare con questi piccoli danneggiamenti. Personalmente ho deciso di coppare ora queste scarpe sia per fare questo video abbastanza interessante di comparison tra StockX e Klekt, che spero abbiate apprezzato, sia per il fatto che queste sneaker mi piacciono veramente molto. Non sono riuscito a copparle a retail, purtroppo. Un pattern di colorazione veramente iconico, quello delle Chicago per intenderci, però con colori diversi, una sneaker super matchabile,
io la consiglio veramente a moltissimi, perché continua ad essere una scarpa ancora abbastanza economica per essere un Air Jordan 1, ma comunque fa assolutamente la sua bella figura, ha dei materiali assolutamente buoni ed è matchabile con tutto. Naturalmente il prezzo a cui lo pagate, 245, è leggermente sopra quello che avrei voluto pagarle. Infatti penso che è un prezzo giusto attualmente, nel momento in cui stiamo registrando questo video, per la scarpa è più o meno quello che ha pagato Nicco, ovvero tra i 220 e i 225, massimo 230. Io naturalmente avevo l'esigenza di comprarla in quel giorno preciso per fare il video, quindi ho dovuto spendere quei 15 euro di più. Che ok, non è niente di che, però naturalmente una sneaker si cerca di pagarla sempre il meno possibile. Il mio consiglio finale, la mia perla di saggezza finale, è che dovreste considerare entrambe le piattaforme, sia StockX che Klekt, quando state cercando una scarpa. Dovete confrontare al meglio i prezzi, confrontare al meglio se ci sono delle offerte e tutte queste cose. Il mio consiglio è guardare sempre anche su altre applicazioni dove si può contrattare direttamente con i privati, perché magari si riesce a trovare la propria scarpa nella propria taglia con un vantaggio economico abbastanza importante. Sicuramente quello che offrono StockX e Klekt è un servizio di autenticazione che sta diventando sempre migliore, che soprattutto per le scarpe di larga produzione come queste Jordan 1 è praticamente efficiente al 100%. Quindi diciamo che quando comprate una scarpa del genere da Stock o Klekt avete la sicurezza che è real, cosa che quando comprate da un privato non avete sempre. Quindi se state cercando l'affare della vita, StockX o Klekt non vanno bene. Se state cercando un servizio affidabile con cui comprare le vostre sneaker preferite, oppure soprattutto tipo fare un regalo, qualcosa del genere, consiglio queste piattaforme. Vi ringraziamo per aver guardato questo nostro video. Ricordatevi di farci sentire sempre supporto da parte vostra con un like, con un'iscrizione, fa davvero la differenza. Come sempre in descrizione vi ricordo che c'è il link del nostro Instagram, quindi andate a darci un'occhiata, a mettere like alle nostre foto. Magari probabilmente oggi avremo fatto anche un sondaggio su Klekt e StockX, secondo voi qual è meglio. Naturalmente votate solo se le avete utilizzati, oppure cioè non votate a caso, no grazie. E niente, vi ricordo che questo è NMKicks. Ciao, ciao a tutti.